Sedie abbandonate, buste di immondizia e bottiglie di plastica. È questo lo scenario che si presenta oggi nella zona commerciale del porto di Torre del Greco. Oggi, con le nostre telecamere, abbiamo documentato la situazione. Manca senza ombra di dubbio il buonsenso dei cittadini, che, incuranti delle regole, contribuiscono a questo scempio ambientale. Situazione simile a Vico Porto Salvo. Qui i rifiuti invadono le strade e trasbordano dai cassonetti. Presenti sull'asfalto cumuli mal differenziati, cartoni di pizze, buste di plastica e mobili di legno. Nell'area delle 100 fontane il quadro non cambia, mini discariche abusive con sacconi di immondizia, materiale edile ed una culla posta su delle travi di legno. I disservizi nella città del Corallo non mancano, ma resta l'inciviltà dei cittadini. In periferia, disagi a via Torretta Fiorillo e a via Carbolillo, la strada che conduce alla chiesa del Preziosissimo Sangue.